Signori e signore, buonasera. Nel ringraziarvi per essere stati con noi finora, vi invitiamo a restare in nostra compagnia con i programmi della nostra emittente. Dagli studi di TV Prato in Via Roma, va ora in onda, va ieri in onda. Buonasera cari amici, buonasera anche per la quindicesima lezione. Buonasera e siamo in pieno inverno e le nostre montagne questa mattina ho visto sono innevate. Vuol dire che ieri l'altro è venuto lassù sulle vette una grande bufera. A proposito, come si chiama le nostre colline, colli, alture, montagne? I soci del CAI come me lo sanno, ma tanti di voi non sanno. Ragazzi che studiate la geografia, anche questa è una notizia di geografia ma storica. Dunque, i nostri geografi hanno classificato alture, colli, colline, monti. Alture sono piccoli rilievi che arrivano fino a 400 metri sul livello del mare. I colli, le alture fino a 400 metri, quanto da Prato fino alle svolte di Schignano. I colli da 4 a 500 metri, Schignano fino a metà Migliana. Le colline fra 500 e 600 metri, dove fiorisce, vegeta il castagno. I monti da 600 metri in poi. Ecco, alture, colli, colline e monti. Un po' di calendarietto. Dunque, il 10 febbraio è Santa Scolastica, è la sorella di San Benedetto da Norcia. San Benedetto da Monte Cassino, San Benedetto che ha il convento delle Benedettine in San Clemente, l'11 la Madonna di Lourdes, che ci benedica tutti, la Madonna di Lourdes, specialmente chi soffre, specialmente i nostri malati, la Madonna di Lourdes, e che faccia anche lei questo miracolo, per intercessione naturalmente, di dare se non la guarigione del corpo, almeno la serenità dello spirito. Il 14 è San Valentino, festa degli innamorati, e a noi quando si dice festa degli innamorati sembrano tutti quei ragazzi del corso di Piazza delle Carceri, di Piazza del Duomo, che si sbaciucchiano a 16 anni, 14 anni, 15 anni, come alle scuole si tengan per mano e poi il preside li sospende perché chissà quale intenzioni prave. Certamente la disciplina ci vuole anche nella scuola e molta, e rispetto anche per noi stessi e per gli altri e anche per l'ambiente. Però non so se abbia fatto bene o male, questi bisognerebbe valutare. Ma non è la festa dei giovanissimi, degli innamorati, ma ci sono innamorati che dopo 50 anni di matrimonio, quando vengano per ripetere la benedizione nuziale dopo 50 anni di matrimonio, il che vuol dire hanno 75, 76, 80 anni, si vogliono bene come prima, perciò San Valentino è la festa anche di loro. E ci sono anche degli innamorati che non si sono innamorati di una creatura, ma si sono innamorati di un'arte, di una musica, di uno spettacolo, si sono innamorati della montagna, del mare, dello sport dei sub, dello sci, ce ne sono tante specie di innamorati, perciò San Valentino protegga anche loro. E poi ci sono gli innamorati della fede, i martiri, i missionari, innamorati delle anime che vanno là a convertire, altro che gli innamorati di un convento, di un monastero che si chiudono per tutta la vita, gli innamorati dell'assistenza dei malati, il volontariato, altro se ci sono. Perciò ci sono tante specie di amore.
ma in questo amore si ritrova tutto in Dio, perché Deus e caritas est, Dio è amore. Perciò San Valentino ci protegge tutti. Ora, fatto questo, ritorniamo alle nostre lezioni. Dunque, ritorniamo dal chiesino che è in via Garibaldi, già via De Sarti, già via di Borgo al Cornio, che è il Buon Consiglio e San Lodovico. Ci portiamo in piazza del Duomo, la attraversiamo, salutiamo la fontana del Papero o del Pescatorello, traversiamo il largo Carducci, la farmacia nera è lì con la sua scritta post fata resurgo, dopo i destini più neri io sono più vivo di prima. Questa era la medicina che ci davano le farmacie. Dopo la malattia, presa la medicina, si diventa più vivi di prima. Speriamo che sia così. Si devia a sinistra e si entra in via Luigi Muzzi e prima in via di Valdigora. Poi si arriva in fondo al canto della fortuna. Poi si trova la porta di Gualdimare. Quella porta che credeva Ser Musciattino, ladro della cintola della Madonna, di avere raggiunto, tanto che diceva: aprite pistoiesi, c'ho la cintola dei pratesi, perché lui credeva di aver fatto il Duomo, piazza del Duomo, la via che si dice Luigi Muzzi, e lì c'era subito la porta dove c'è la dolceria. Credeva di essere già arrivato lì, perché di là c'era subito Pistoia, aprite Pistoiesi, e invece era sempre lì, lo presero e pagò caro il suo furto, caro carissimo. Arriviamo in piazza San Domenico e accanto al campanile che si trova, eccolo qui, si trova il chiesino di San Sebastiano, eccoci, dove ha sede la compagnia di San Sebastiano. Fondata, eccolo qui, sono gli antichi regolamenti della Compagnia di San Bastiano, ritrovati da Ruggero Nutri, di venerata memoria, perché era un galantuomo e perché era un grande storico pratese, Ruggero Nutri, davvero. E qui c'è il chiesino, e qui esaminiamo il nostro chiesino, entriamo dentro piano piano, in punta di piedi, perché è un chiesino veramente delizioso. E noi vediamo subito lo stemma dei Bizocchi, che si dice siano stati i loro fondatori. Ecco lo stemma dei Bizocchi. Entriamo dentro e guardiamo subito in faccia la grande tavola dipinta. Eccoci, questa è una grande tavola, fatta dipingere per la terribile peste di Prato del 1530. Come vedete è un grande quadro dove si vedono la Vergine Santa, San Giovanni Battista, che pregano il Redentore, e la Madonna e San Giovanni vengono pregati da San Rocco e San Sebastiano. Guardate, attenzione, che cosa ha il Cristo in mano, ha delle frecce, rappresentano la peste che cadeva sulla città di Prato, la quale città di Prato è rappresentata qua giù in fondo. La compagnia di San Sebastiano esiste ancora tutt'oggi. Il chiesino, eccolo qui, ci ha le arcipanche, dove stavano gli ascritti a dire le loro preghiere. Ecco la venuta dell'interno con la grande pala, ed ecco la venuta dell'esterno, vedete il di dietro del chiesino, con l'organetto grazioso. Tutta questa reca una scritta, una lapide, 1430. Quante preghiere e quante penitenze e quante opere buone sono state fatte in questo chiesino. Ed ora svelti svelti andiamo, perché il tempo passa, pensate, siamo di già 9 minuti, e rechiamoci all'oratorio di Sant'Antonio. Ecco l'oratorio di Sant'Antonio, davvero l'oratorio di Sant'Antonio, ce lo faranno vedere, ecco la facciata. Dunque, questo oratorio era, gli amici di Paperino stiano attenti, perché questo oratorio di Sant'Antonio era stato proprio fondato nel popolo di San Martino a Paperino,
sulla via del ferro, dove anticamente stavano, si diceva così, ma contadini del conte Bardi Serzelli, il Petri e i Paoli. Ebbene, lì c'era proprio l'oratorio di San Antonio Abate sul ferro. Poi fu portato di lì, la fondazione fu portata nella piazzetta dove è oggi, dalla famiglia Cinori, alla fine del 400. Introduciamoci dentro, ecco la facciata, e prima di introdurci dentro guardiamo, esaminiamo bene la lunetta. Siamo da capo ad Andrea della Robbia. C'è il Sant'Antonio Abate, eccolo qui, c'è il pastorale, è il bastone della potestà dell'abate, e l'abate, sentite Bellino, è questo: semel abbas, semper abbas. Chi è stato abate una volta rimane sempre abate. C'ha due angeli in adorazione, uno di qua e uno di là, e c'ha, secondo il solito, che cosa? Una grande arco con la famosa rubiana piena di frutti e di foglie. Andrea della Robbia faceva così. E queste sono le attaccature, perché queste immagini Andrea della Robbia, come Luca della Robbia, non le facevano tutte intere, come facevano a trasportarle qua e là, ma le facevano a pezzi, eccolo qui, vedete, e nascondevano il pezzo del viso, il pezzo del busto sotto i vestiti, sotto i drappeggi, poi le attaccavano insieme e veniva fuori addirittura la scultura, la ceramica invetriata. Entriamo dentro, eccoci qui, il chiesino com'è, e si trova subito l'altare. Ecco l'altare, barocco naturalmente, sotto vedete c'è la croce di chi è? Dei cavalieri di Malta, quelli che avevano quel famoso ospedaletto dietro la fortezza che si è detto diverse volte, e poi si sale ed ecco la grande pittura di Sant'Antonio, ecco Sant'Antonio Abate. Questo dice, come si fa a vederlo? E lo aprono solamente per Sant'Antonio, di gennaio, 17. E come si fa? Chiedete il permesso ai frati carmelitani di San Francesco, se ce n'è uno disponibile verrà volentieri a farvelo vedere. Purtroppo sono tutti piccoli gioielli che sono chiusi per mancanza di personale. Anche qui sarebbe bellino se una volta o due la settimana la Curia Vescovile, d'accordo col Comune, potesse mandare un nostro pensionato a fare da custode e a fare anche da guida. Altrimenti questi piccoli nostri chiesini rimangono opera morta e nessuno vede più nulla. Dunque, sull'altare di sinistra c'è il crocifisso di Margherita Biscacchi. Ecco la tomba, ecco la scrizione, era una terziaria dell'Ordine di Malta, morta in concetto di santità nel 1633 e sepolta in questo chiesino. Eccolo qui. Si dice che questo chiesino, si dice, ma è vero, fosse della famiglia Ginori, originaria di chi? Originaria di Cavagliano, e ora si vede due o tre figure di Cavagliano. Antichissimo paese, uno dei più antichi insediamenti di Prato. Cosa succedeva per Sant'Antonio Abate? Ricordatevi, Panin di Sant'Antonio, belli e benedetti, c'era la Palloni, faceva benedire l'impasto la sera prima dai curatori d'omo e poi faceva tutti questi panini. Alle 5 la mattina sguinzagliava i suoi garzoni, i quali o a piedi o in bicicletta con un campanello in mano suonavano panini di Sant'Antonio, belli e benedetti, e le mamme scendevano nelle strade e compravano il panino benedetto e facevano dire al marito, prima che andasse al fabbricone, al Fiorelli, dal Mazzini, dove doveva andare, il Padre Nostro, e mangiavano il panino benedetto insieme ai bambini che prima di andare a scuola a Sant'Antonio li aveva benedetti. Che cosa benediceva il nostro Sant'Antonio? È la cronaca del Nuti che ce lo ricorda. Dunque, Sant'Antonio proteggeva i coloni, i proprietari di tutte le terre che recavano qui al chiesino il fieno, la paglia, perché fosse mangiato dai loro animali, le vecce, il gran turco, perché fosse beccato dalle galline, dunque, e proteggeva anche le stalle
proteggeva i fornai che portavano i panini, e poi le bestie grandi, sentite cosa erano. Dunque gli animali che erano utili all'uomo, che cosa? Eccoli. Dunque il cavallo, nobile animale, l'asino paziente, il mulo che era il facchino di tutti gli animali, il bove che era il trattore di tutti i campi, e il vitello, amico dell'agricoltore e del macellaio e nostro, e poi il suino, il maialetto, che era buono tutto e non si buttava via niente, e Sant'Antonio benediceva tutti questi. Ora passiamo accanto a Sant'Antonio, bella bella questa, c'è la piazzetta, ecco la piazzetta Sant'Antonino, eccola, ce la fanno vedere i nostri, è una ricostruzione del signore Cellai Renato. Come vedete c'è in questo giardino, ora c'è il cinematografo, l'Eden, detto Eden perché era splendido l'Eden, come se fosse un giardino terrestre. Accanto c'era, eccola qua, la grande chiesa, e se qualcuno si vuole rovare l'ospizio va in questa piazzetta e vede ancora i resti di questo tetto che si vede proprio incrociato nella facciata. In quella piazzetta, questa era la chiesa, accanto c'era la chiesa canonica dei servitori del chiesino, accanto c'è quel piccolo vicoletto che si chiama il vicolo dei Baldi, che va dalla piazzetta fino a dietro al monumento dei caduti in piazza delle carceri, e poi ci sono le torri, ci sono anche oggi, di Giannetto, ora se mi viene il nome ve le dico, Guarducci, restaurata. Naturalmente è una cosa privata, sicché è proibito andare a vedere da dentro, però di fuori si può ancora ammirare. Ci sono ancora i resti dove ci sono questi grandi casoni, e sopra al tetto a destra si vede il campanile a vela della chiesa di San Francesco, dove si vede una finestra, e sotto questa finestra c'è la tomba dei Cinori. Dietro tutta questa ricostruzione c'è le grandi torri del castello dell'imperatore, perché Santa Maria in Castello, questa chiesa, era la chiesa prima che sorgesse la Madonna delle Carceri, era la chiesa di Santa Maria in Castello, vale a dire dentro al castello dell'imperatore c'era questa chiesa. Il pozzo, qualcuno mi diceva natalino che se ne ricordava di questo pozzo, io non me ne ricordo, ho sentito rammentare che c'era, però io non l'ho mai visto. E così anche questa nostra piccola breve passeggiata è andata. In questa lezione noi dobbiamo vedere questa zona, è una zona di grandi palazzi, la vedremo in seguito meglio, ma in ogni modo c'è il Palazzo Buonamici, ecco lo stemma, il cane legato al pino, e se qualcuno avesse vaghezza di vedere sia alla Villa del Vai che vedemmo l'altro giorno, e sia al Palazzo Buonamici laggiù per andare a Sofignano, alla Villa di San Gaudenzio, loro vedano che in tutte le aie dei contadini, come simbolo delle famiglie Vai e delle famiglie Buonamici, c'è un pino, al quale pino era sempre legato un cane che era segno di fedeltà. Poi c'è il Palazzo dei Novellucci, ecco lo stemma dei Novellucci. No, direte, o che c'è dentro lo stemma dei Novellucci? Tre piccioncini, vedete, uno, due, tre piccioncini. Che cosa voleva dire? Era lo stemma dei Novellucci. I piccioncini cosa sono? Sono piccioni novelli, vale a dire piccioni piccini, piccioni buoni, saporosi. I Novellucci avevano per stemma tre di questi piccioncini, ecco perché si chiamavano Novellucci, ed ecco perché nel loro stemma hanno tre piccoli piccioni. Poi c'è questo palazzo Pazzi, oggi Gatti, Bocchineri, ecco ad un certo momento lo stemma dei Pazzi, lo stemma dei Pazzi, ci sono due delfini, vedete, uno e due, e nel mezzo una crocellina. Perché la crocellina, direte voi? È la crocellina, è questa, gliela fece mettere un papa, Eugenio mi pare IV, se scambio qualcheduno mi corregga, perché avevano portato dalla Terra Santa un pezzo di pietra dell'orto degli ulivi con il quale questa famiglia Pazzi, taffete,
accendeva la miccia della polvere dello scoppio del carro del Sabato Santo. Era un privilegio della famiglia Pazzi ed era loro che in grande pompa il Sabato Santo portavano questa pietra focaia, facevano la scintilla, si incendiava il carro, la colombina, e venivano infatti i presagi per la da buona stagione o la cattiva stagione. Questa famiglia Pazzi, o ragazzi, ecco lo stemma dei Bocchi Neri, sempre con il galletto che sveglia i sonnolenti. Poi c'erano questi bei palazzi, il Palazzo Bonamici, che lo vedremo quest'altra volta. Direte voi, Palazzo Bonamici, sì, proprio quello, quel grande palazzone che si nota da Piazza del Comune a Piazza San Francesco. Guardate che meraviglia di pitture ce ne sono queste, 1, 2, 3, 4, 5 pitture, e finisco con questa immagine, come si era detto, della nostra guerra. Dunque vi fa vedere quello che era la guerra di Prato, perché quest'altra volta tocca addirittura una lezione intera su San Bartolomeo e sulle distruzioni di Prato, e qualcuno vorrà rivedere quella grande e unica, irrepetibile, perché gli aeroplani americani non ci verranno più, e che vengano a bombardare Prato. Questa è la pianura di Sesto Fiorentino, queste sono le nostre montagne, proprio la Calvani, Castiglioncello, dove c'è la Croce di Ferro, e l'aeroplano che si dirige verso Prato e semina la morte. Ora direte voi, abbiamo finito, purtroppo abbiamo finito, il tempo è tiranno, mi manca ancora un minutino, non mi resta altro che dirvi che siamo di già a Carnevale. Ci sarà il giovedì grasso, ci sarà il sabato dell'ultimo giorno di Carnevale, a mezzanotte suonerà la campana del Duomo, finirà il Carnevale, finirà il divertimento e incomincerà la grande Quaresima. Infatti il mercoledì sarà proprio il giorno delle ceneri. Vi saluto, mi raccomando, glielo dico sempre a questi nostri amici, ci sarebbe modo di avere qualche minuto di più, ma loro mi fanno col dito di no, e allora io smetto. Vi auguro un buon divertimento per il Carnevale. Ricordatevi, se qualcuno vorrà fare un po' di penitenza alla faccia, perché ci sono tanti che soffrono e che patiscono, fate divertire i nostri bambini, mascherateli come vi pare, sempre però con moderazione, sempre però con la modestia, e avviciniamoci con grande pietà a chi ha più bisogno di noi, anche se questi sono giorni in cui è lecito divertirsi. Semel in anno, licet in sanire, almeno una volta all'anno è lecito fare pazzie. Buonasera, buon appetito.